La mostra permanente Nuove Committenze, che è frutto di un importante progetto legato al Ministero della Cultura, è per noi un pezzo importante dell'offerta culturale. Petralia Sottana vuole rilanciare il racconto delle Madonie che già era stato fatto negli anni 70 con l'apporto di fotografi importanti come Ciganovic, Sellerio e Frid nel momento attuale, raccontando le Madonie così come sono oggi, con le loro idiosincrasie, con la loro voglia di futuro. E allora che sia un nuovo racconto e che sia una bandiera per le aree marginali e interne che hanno bisogno di grande attenzione. Strategia Fotografia 2020 giunge finalmente a compimento. Sono stati anni anche divisi dal Covid, diciamo, molto intensi e molto partecipati. La cosa che mi preme sottolineare è che abbiamo realizzato una collezione permanente di fotografia contemporanea che dà vita alla sezione fotografica del Museo Collisani. Una collezione permanente, secondo me, per un territorio è un passo importantissimo, è un'eccellenza. E credo che sia bello anche essere riusciti a creare questo dialogo fra passato e presente. Fra il 1973 e il 75 i grandi fotografi cominciano a mappare le Madonie. A distanza di 50 anni, una generazione di fotografi professionisti nazionali e internazionali ritornano sulle Madonie per rimappare, anche se il termine mappare non è proprio correttissimo, però insomma per viaggiare sulle Madonie e restituire il loro sguardo. Sì, questa cosa ovviamente parte da questo intuito di Enzo Sellerio, che noi ringraziamo perché ha lanciato questo progetto già in anni veramente molto precoci nei confronti della fotografia. E appunto grazie al suo grande intervento nel 1973 e poi quello di Giganovic, anzi quello di Leonard Fried e poi Giganovic, è stato fondamentale ed è quello che poi per noi è stato quello che ha provocato diciamo questa campagna contemporanea. Anzi, forse questa è una campagna che deve continuare assolutamente perché dare un'immagine contemporanea delle Madonie è fondamentale. Tutto qua. Comunque, quasi tutte queste immagini hanno molto a che fare con la mia esperienza del luogo e cercano un po' di ricostruire quello che è un immaginario che io cerco di ritessere da quando non vivo più qua. Infatti, il mio progetto si chiama Reducere, che ha la prima parte che ha a che fare con reduce e la parola intera che ha a che fare con sintetizzare e ricostruire. La terza e quarta immagine invece parlano di un'idea e di un'immagine caratteristica del paesaggio delle Madonie, una delle immagini possibili del paesaggio delle Madonie, che è quello del paesaggio agrario e della costruzione di questo paesaggio attraverso quella che per tantissimi anni è stato il modo in cui si è sfruttata la ricchezza di questo territorio per la coltivazione del grano. È un progetto fortemente voluto perché, come tutti i territori, non sono territori statici ma dinamici. E quindi c'è stata un'evoluzione o involuzione, se vogliamo, in determinati ambiti. E l'occhio di questi artisti, che forse è stato anche spietato in determinate situazioni, ci ha dato effettivamente contezza di quello che è il territorio delle Madonie, senza essere edulcorato, senza questa visione esclusivamente edonistica o romantica, ma a volte spietata, ma fondamentale per fare questo tipo di ricerca. La mostra è un primo passo per poi continuare questo rapporto di collaborazione con anche il museo e le istituzioni rappresentate dall'Ente Parco delle Madonie che gentilmente con appunto, una convenzione ha messo a disposizione i propri locali.
Questa iniziativa, che è nata appunto già da qualche anno, da un anno, vuole appunto mettere in mostra e dà la possibilità di far conoscere il nostro territorio da un punto di vista fotografico, il che è un esempio per poter conoscere meglio in profondità con uno scatto la nostra cultura, la nostra identità madonita. È un primo passo, ripeto, il museo è sempre a disposizione di questi eventi culturali e se diciamo, i tempi saranno maturi vedremo appunto di farne una sezione museale del Museo Civico Antonio Cornisani. Il valore di questa mostra, dell'apertura di questa mostra è molto importante per noi, per il parco, per il territorio, perché appunto è una valorizzazione dei paesaggi storici, quindi un'attualizzazione dei paesaggi, anche vedere come sono cambiati i paesaggi dagli anni 70 a oggi, quindi anche vedere l'evoluzione del territorio. Ma è anche importante perché diamo lustro a questi locali, a queste sale, che erano destinate insomma ad altre finalità, ma erano chiuse da anni, quindi riapriamo, quindi appunto come si diceva prima per i paesaggi, anche qui c'è stata una trasformazione d'uso e quindi un po' la mostra con il luogo sono legati l'un l'altro, quindi è una catena che si forma e speriamo non si spezzi mai. Ancora non l'ho visto, però l'impatto già è... In particolare io partecipo al conto. Lentamente. Vai. Più veloce. Le arti che ringrazio di cuore, ma anche dell'intuizione del sindaco Leonardo Neglia e della professoressa Lucia Mataluso che ha seguito il progetto insieme e in collaborazione stretta con il Museo Cornisani, il Museo Antonio Cornisani del nostro comune, qui abbiamo il direttore che ringrazio, Alessandro Torre, e thank you.